Primi Vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli. Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera. Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli. A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi. Quando verrà il Signore alla fine dei tempi, ci riunisca nella gloria. Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sione il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Tu sei il messaggero di Dio, Paolo, apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci a suo cospetto santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere, a lode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il messaggero di Dio, Paolo, apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al Figlio suo, a quanti sono in Roma, amati da Dio e santi per vocazione. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio. Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
testimoni della risurrezione di Cristo, annunziarono la parola di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio. Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte li ha separati. La morte non li ha separati. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati. Rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa al Cristo Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Assisti il tuo popolo, Signore. Hai chiamato Simone il pescatore perché divenisse pescatore di uomini. Non cessare di scegliere operai del Vangelo perché siano salve tutte le genti. Hai placato il lago in tempesta perché i tuoi discepoli non fossero sommersi. Difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle inquietudini che sconvolgono la faccia della terra. Dopo la resurrezione, hai radunato i discepoli intorno a Pietro. Proteggi il nostro Papa Francesco e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace. Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai pagani. Fa che la parola di salvezza sia predicata ad ogni creatura. Hai affidato all'Apostolo Pietro le chiavi del tuo regno. Apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Dio nostro, che con la predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana, per loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie e buona serata a tutti.